se evadiamo la vita di questa vita, non facciamo esperienza. Possiamo avere 100 anni senza fare esperienza di nulla. Non è vero che i vecchi hanno esperienza. Solo quelli che hanno esperito e hanno riflettuto sulla propria vita, solo quelli hanno esperienza. Non sono i fatti che danno esperienza, è la comprensione degli altri che dà esperienza. Allora attenzione ai nipoti, se i vostri nonni o i vostri genitori non vi capiscono, non hanno esperienza. Se vi riportano i fatti, non hanno esperienza. L'esperienza di chi capisce l'animo degli altri, e in genere chi capisce l'animo degli altri non giudica. Spesso i genitori dicono ai figli: non stai coi piedi per terra, stai con la testa per aria, eccetera, eccetera. Però in realtà noi, anche adulti, evadiamo dalla realtà. Evadiamo tutti, quasi tutti. Quali sono i modi che abbiamo per evadere la realtà? Ce ne sono di quelli approvati socialmente e di quelli disapprovati socialmente. Quelli che fanno effetto sono quelli disapprovati socialmente. A volte sono giustamente disapprovati anche perché recano danni. Per esempio, un alcolista evade dalla realtà attraverso l'alcol, però fa spesso del male agli altri. O se fa l'eremita e va sulla montagna, non fa male a nessuno. Invece gli alcolisti spesso maltrattano i figli, maltrattano le mogli, a volte anche i mariti, in genere sono più maschi che femmine. Poi ci sono, per esempio, quelli che fanno del male nel senso non fisico, ma per esempio quelli che vanno al casinò e si spendono tutto, no? E a volte sono ricchi, a volte non sono così ricchi e mettono la famiglia sul lastrico. Perché evadono dalla realtà? Perché non vogliono vedere la loro vita, ma non sanno neanche di non volerla vedere. Diciamo, non sono in grado di vedere la propria vita e pertanto la giocano a testa e croce. Cioè, io metto i soldi, se mi va bene la mia vita va bene, se mi va male la mia vita va male. Ma siccome non posso sopportare che la mia vita non vada a buon fine, io rigioco. Fino ad avere quella soddisfazione che non mi soddisferà mai, perché ritornerà subito l'idea che la mia vita non va bene. Naturalmente qualcuno può dirmi: ma che male c'è ad evadere dalla realtà? Niente di male, nel senso che la maggior parte dell'umanità lo fa, però è la condizione per cui e la società è infelice. Ma anche questo non è l'unico sistema e non sono gli unici sistemi di evasione della realtà, perché c'è chi, per esempio, si mette a studiare in modo forsennato e studia tantissimo e mentre studia non pensa e non sente, per cui non sente la propria infelicità, per cui evade la realtà della sua vita. Il fatto è questo, che la realtà della nostra vita in parte è il nostro passato, in parte è il nostro presente. E se la nostra infanzia è andata male, se ci hanno maltrattato, noi non saremo felici neanche se il nostro presente va bene, perché in qualche modo noi sentiremo quelle emozioni là. Per non sentirle possiamo andarle a vedere oppure creare un diversivo. In genere creiamo un diversivo. Il diversivo può essere anche lo studio e tutti dicono: quanto è bravo, quanto è buono, quanto è bello. Certo, è una cosa socialmente approvata, però quella persona sta dimenticando la sua vita, sta dimenticando di vivere se stesso e si fa del male. E se poi fa una famiglia, rischia di fare del male ai figli. Ma ci sono tanti altri modi di evadere la realtà. Uno è quello di fare carriera e diventare ricchi. Ci si dedica solo a quello. Naturalmente bisogna avere un'intelligenza, una capacità per poterlo fare. Ma è sempre un modo per evadere la vita.
perché che io abbia un panfilo o una barchetta o un'automobilina o nemmeno quella non cambia nella felicità delle persone. Non è vero che la ricchezza ci rende felici. La povertà ci rende infelici, certo, se non abbiamo il minimo per vivere siamo molto infelici, ma non è la ricchezza però che ci dà il benessere. Il benessere ce lo dà un equilibrio interno, l'aver capito se stessi, perché ci risolve i problemi esterni e non ci fa ambire a cose che non ci servono, non ci fa usare energie in modo sbagliato. Ci dà un appagamento interno. Non avendo l'appagamento interno, noi ci tuffiamo sull'appagamento esterno. Una di queste è la mania di fare spese, per esempio, no? C'è gente che spende un sacco di soldi. Ben venga per la società, in quanto aiuta le fabbriche, aiuta gli operai, fa vivere il commercio, eccetera, eccetera. Però questa persona indubbiamente sta bene pochi minuti, o sta bene mezz'ora, o sta bene un giorno quando ha comprato le cose, dopodiché tutto torna come prima. Sarebbe lo shopping compulsivo. Dunque, l'evadere la realtà è la norma. E la gente pensa che se non evade la realtà, cosa fa? Si mette a pensare? No, perché pensare è un modo per evadere la realtà. Cioè il nostro pensiero di solito è un pensiero malato, perché ci fa vedere il nostro presente e ci dice quello che non va bene e poi ci dice che andrà anche peggio e poi noi diciamo no, ma io farò questo e la mente prosegue, però ti accadrà quest'altro e diventa catastrofica, per cui dovete evitarla, cioè riempirvi la testa di qualcosa. Spesso il riempitivo è il lavoro. Ci sono un sacco di uomini che passano la vita a lavorare, stanno in ufficio o sul luogo di lavoro comunque, e non partecipano alla vita della famiglia, se non la domenica e in modo difficilmente eclatante. Lo fanno perché poverini, chi gli può dire niente? Lavorano, portano i soldi, pensano alla famiglia. No, quelli lo fanno perché non ci sanno stare in famiglia, perché in famiglia ci sono i bambini, in famiglia ci sono le persone, in famiglia ci sono le emozioni e quella persona non vuole le emozioni, vuole stare accanto a problemi esterni che impegnino un ragionamento, per cui lui va solo di testa e non sente cosa dentro, perché se sente cosa dentro soffre. La ragione per cui tanti padri non vogliono stare coi figli è perché se stanno coi figli soffrono, perché sentono le loro emozioni e di conseguenza sentono le proprie. Quasi mai si pensa a queste cose. Allora, evitare la realtà è anche il modo di non sentire gli altri, cioè non sentire i figli. Perché i figli ci danno emozioni, così come non vediamo gli animali e li facciamo vivere in modo brutalissimo, perché non abbiamo emozioni, perché se ci mettessimo nei loro panni staremmo male da morire. Ma noi evitiamo le emozioni e a forza di evitare emozioni noi evitiamo la vita. Attenzione, vivere le emozioni non è sempre piacevole, però toglie il vuoto, perché noi siamo per lo più vuoti, siamo mentali e siamo pure orgogliosi di essere mentali. Siamo molto mentali perché abbiamo perso molto la capacità di sentire e non sentire gli altri è una cosa molto brutta, perché vivere solo nella mente è come vivere in un calcolatore, non sentiamo nulla, non godiamo nulla, non beneficiamo di nulla. Non abbiamo un'anima sensibile, diventiamo gusci vuoti. Se continuiamo ad evadere la realtà, noi in realtà evadiamo i nostri sentimenti e per evadere i nostri sentimenti evadiamo i sentimenti altrui.
Ci sono vari modi, tantissimi modi per evadere. Tipo, vado in vacanza così mi rilasso. Giustissimo. Non c'è niente da dire. Però l'attrazione più grande della vacanza è che io lascio i pensieri, i problemi che ho, e vado in un posto che questi problemi non me li ricorda. Allora, se io ho dei problemi con le persone della famiglia, problemi economici, problemi di comunicazione, problemi di lavoro, io vado in vacanza e dimentico tutto. Ecco, questo è un esempio dell'evasione della realtà. Perché quello che ho lasciato a casa, poi me lo ritrovo. Non cambia nulla. E dobbiamo anche capire che spesso l'andare in vacanza ci piace perché stiamo evadendo la vita. E la grande evasione della vita è che noi evitiamo di vederla per non accorgerci di dover morire. E per non accorgerci della morte, noi evitiamo la vita. E non ce la godiamo per niente. Se noi accettiamo la morte, noi accettiamo questa vita e ce la godiamo come possiamo. Naturalmente il godimento non è legato allo sballo, all'avere soldi, all'avere potere. Perché per noi il divertimento è o non pensare fracassandoci la mente con la musica, con il ballo, con... Il ballo è una bella cosa, Però voglio dire, andare a ballare tutte le sere, in genere la gente lo fa per distrarsi, per non sentirsi dentro. E non è il fatto di mi vado a fare un giro in barca o vado sul Panfilo. C'è sempre una distrazione da se stessi. È sempre un non vivere dentro e quindi il non avere consapevolezza di sé, perché questa vita non ha un fine, ma può essere benefica o malefica o inutile, a seconda di come la viviamo. Se aumentiamo la consapevolezza diventa benefica per adesso e per l'oltre. Altrimenti non serve a nessuno, nemmeno a noi. Evadere la realtà non è un fenomeno isolato, è un fenomeno di massa. Io leggo un libro per evadere la realtà. Dice, ma allora non si dovrebbe leggere? No, per carità. Leggere è importante perché leggere è un'informazione, tra l'altro, no? Riusciamo a capire tanti modi di vivere, tanti modi di sentire o semplicemente di emozioni di altri, eccetera, per cui ci dà degli input che possiamo trattenere e far fruttare dentro di noi. Quindi leggere è utilissimo, però può sostituire la vita. Tutto può diventare un evitamento della vita. Lo sport può diventare un evitamento della vita, mi dedico solo a quello, non penso ad altro, c'ho l'agonismo. Oh, l'agonismo è un evitamento straordinario. Invece di pensare alla mia vita, io mi metto a competere con gli altri. Devo essere la più bella, devo essere la più brava, devo essere il più bello, devo essere il più bravo, devo essere il più capace di fare carriera, devo ottenere il posto di lavoro migliore, devo rendermi visibile agli altri, devo avere i soldi, gli altri devono pensare a me come uno che ha potere, che ha capacità. Gli altri devono pensare a me. Che vuol dire che io penso che gli altri pensino a me. Pensate che evoluzione e circonvoluzione mentale, tutto di testa, senza sentire nulla, o almeno si sente qualcosa, però deriva da qua, non da qua. Quindi è falso, perché è una cosa immaginata e non è vera. Immaginare è una bellissima cosa. Se noi immaginiamo, possiamo scrivere un libro, possiamo dipingere, possiamo semplicemente fantasticare. Che può essere bello, a volte salva dalla durezza della realtà. Però non dobbiamo immaginare questa realtà, la dobbiamo vedere. Castaneda la chiamava la descrizione del mondo, cioè il mondo come ci viene descritto, non come è. Noi lo dobbiamo conoscere, non dobbiamo evitarlo, altrimenti la nostra vita diventa inutile.
Non c'è modo di conoscere il mondo se non conoscendo se stesso. Tutte le tecniche non sono vere, perché sono di testa. Le tecniche sono di testa. È vero che se io faccio determinati movimenti io ottengo determinate reazioni. Questo gli orientali lo sapevano bene. Però non cambia il mio dentro. Cambia la mia reazione immediata o per pochi minuti. Ma io sono quello di sempre. E se io ho paura dell'esterno, in quel momento la paura passa, ma poi ritorno. Non c'è tecnica che possa aiutare l'uomo, perché le tecniche sono corporee e mentali, soprattutto mentali. Esistono per esempio tecniche per avere consapevolezza del proprio corpo, perché voi dovete sapere che quando noi siamo poco consapevoli di noi, siamo poco consapevoli del nostro corpo, non ci stiamo dentro. Non sentiamo il nostro sangue che scorre, non sentiamo la tensione nervosa, non sentiamo la tensione dei muscoli. Stiamo tutti qua, ci sentiamo solo qui, nel corpo non ci sentiamo. E non è bello, e non fa bene. Le tecniche sul corpo ci fanno sentire il corpo in quel momento. Ma noi il corpo lo evitiamo perché il corpo trattiene i messaggi del passato. I nostri dolori sono scritti sul nostro corpo. Se noi evitiamo il corpo, evitiamo i dolori, in parte. E io ho sentito tecniche orientali dire adesso sentite il vostro ginocchio sinistro, adesso sentite la vostra mano destra, che costringe a entrare nel corpo. Ma non risolvono nulla. Perché noi dopo ne usciamo. In quel momento sentiamo solo quello. E poi da questo ne usciamo e ritorniamo nella mente. L'evasione dalla realtà avviene con la mente. Naturalmente chi ha più soldi è invidiato perché ha più modi di evadere la realtà. Io mi distraggo. Mi distraggo da che? Dai mali che ho dentro? A quelli mi restano. Io mi posso distrarre tutta la vita, ma dentro cosa ottengo? Evadere la realtà è comprensibile in certi momenti, in certe occasioni, se si hanno dolori. Allora quella non è un'evasione, è una sospensione. Per un po' non ci voglio pensare. Perfetto, giusto. Accade anche nelle terapie, no? C'è un momento in cui i sogni spariscono, in cui uno non vuole sapere più niente, si ferma un attimo, parla di altre cose, cioè va bene. Ma è solo per riprendere fiato. Non è un modo di vivere, perché altrimenti diventa distruttivo. Noi, per non conoscere la causa dei nostri mali, spesso ci assicuriamo un male perpetuo. Per non capire chi erano i genitori, spesso ci assicuriamo un male perpetuo. Per non far cadere le nostre idee sulla religione, sui genitori, sulla società, noi spesso ci assicuriamo un male perpetuo. Noi evadiamo la realtà per non capire in che mondo viviamo e dove siamo stati e vissuti noi e con chi siamo vissuti. Non vogliamo sapere. Tutto deve essere bello e tutto è orribile. E più tentiamo di farlo diventare bello, e più diventa orribile. Più ci nascondiamo la realtà, e più diventa terribile, perché si confonde il passato col presente. Per conoscere il presente dobbiamo conoscere il passato. Se conosciamo il passato non lo confondiamo col presente. Se conosciamo il dolore passato non diventa dolore presente come diventa in genere. Dice, ma io ho l'ansia. L'ansia ce l'hai perché c'hai i ricordi del passato. Se non togli quello, c'è l'ansia nel presente. Se lo ricordi, diventa ricordo doloroso del passato, ma liberi il presente. Oppure evadi continuamente la realtà.
Allora io mi metto a fare un lavoro a cui devo dedicare molto tempo, perché così non penso e non sento. Oppure mi metto a sfornare figli. Guardate che spesso succede che donne che non vogliono guardarsi dentro, non vogliono sapere come sono stati i loro genitori, la loro infanzia, eccetera, per distrarsi fanno figli. Questo è frequentissimo. Fanno figli così loro sono presi dai figli, per cui hanno di che fare e non devono pensare all'infanzia. Dopodiché il figlio comincia a crescere, loro sono un po' disorientate e allora fanno un altro figlio. Conosco donne che ne hanno fatti di figli con questo sistema. Però poi c'è la speranza del nipote, per cui tartassano la figlia dicendogli devi farmi il nipote, come se la figlia fosse una fattrice. Perché loro si devono distrarre, devono fare delle cose, non devono pensare al loro passato, loro non devono sentire, devono essere assorbiti da altro. Questa continua evasione della vita. Non l'affrontiamo mai per paura di star male, e per paura di star male stiamo molto male. Se vi fermate un attimo e vi sentite dentro, vi accorgete della tristezza profonda che avete. E quindi non vi potete fermare mai, dovete sempre fare qualcosa, oppure dormite, così evadete, perché il dormire è la grande evasione, pure quella. C'è gente che dorme moltissimo, che quando può si rimette a dormire, che la domenica dorme quasi tutto il giorno, così non sente il suo dolore. Che vita è? Non sente se stesso, non sente gli altri, non capisce nulla del mondo. È tempo buttato. L'unica cosa di buono che possiamo fare in questo mondo è capire. Ma anche per aiutare gli altri, per capire gli altri, per aiutare gli altri, bisogna capire noi stessi. Dobbiamo crearci degli hobby, è importante crearsi degli hobby, perché se non hai degli hobby pensi. Se pensi senti il dolore della mente che ti riporta al dolore dell'anima. La mente poi non ti dà spiegazioni, ti complica la vita, perché ti racconta un sacco di balle, ma ti fa stare male. E dentro, nonostante stiamo con altri, si sente una profonda solitudine. Ecco. L'evasione della vita procura una profonda solitudine, per cui allora ci cominciamo a cercare un amore disperatamente, oppure ci facciamo la chirurgia estetica così piacciamo e diventiamo più piacevoli, ci amano di più, eccetera, eccetera, oppure studiamo perché così siamo colti, gli altri ci accettano, tutte balle, oppure diventiamo qualcuno così gli altri ci stimano, tutte balle. Stiamo evadendo la vita.